CRT 24 ore su 24, sempre con te. È quasi sempre bello se dal buio arriva il giorno. È bello se le nuvole sono solo un contorno. A volte è bello avere 18 anni. È bello se mi chiami, è bello se rimani, è bello se rimandi un po' quando stai per venire. Ho un fascino più forte, tutto ciò che può finire. L'hai visti i nuovi euro, da 20 bocche dire. I soldi sono sempre belli, erano belle anche le lire. È bella questa stanza, pure se ci sto da solo. È bello questo hangover, visto che oggi non lavoro. È bello se scoppiamo al buio, invece fuori è giorno. È sempre bello averti intorno. Oggi voglio andare al mare, anche se non è bello. Oggi sai che voglio fare, fare come quando piove. Io mi scordo l'ombrello. Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi. È bello rimettere insieme i pezzi, vedere che alla fine stanno in piedi anche da soli. È bello stare insieme, sapere stare da soli. È bello essere il primo, bello andare lontano. Stamattina col sole era bello anche Milano. E tu che abbassi gli occhi quando dico che sei sempre più bella. Sei sempre più bella. Oggi voglio andare al mare, anche se non è bella. Dietro le serrande sole, ma fuori com'è, come te, quasi sempre bello pure. Come me te, non sempre bello eppure. Stai ascoltando CRT. Supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Cuando baila quiere que...
adrenalina, mete la pista, pompeame lo que sea. I like you, boom, boom, girl. Come with a nice young lady, intelligent, yes, she juggling Ari. Everywhere me go, me never left far at all. You say that I miss go, me at the Ram Dance, man. Ram it in a dance, I lean in a nation. You never know, say that I miss go, me at the boom shot. I take my never lay down flat, and I want that gold box. So you say that I'm a Yankee, I go reaching at the top, so stai ascoltando CRT. Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar. Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad. Las cuatro paredes cayeron ya. CRT, la migliore musica, sempre con te. Il programma è offerto da DFD Costruzioni SRL di Fabio Barone, DFD Costruzioni opera da decenni nel settore dell'edilizia sia residenziale che pubblica, specializzata in lavori di costruzione, ristrutturazioni, lavori stradali, impiantistica, sistemazioni esterne e impianti sportivi. Azienda con certificazione di qualità ISO 9001-2008, attestazioni SOA. DFD Costruzioni SRL di Fabio Barone, sede legale Corso Italia 36 83030 Melito Irpino Avellino, mobile 338 95 70 775.
Ezio Liccardi presenta Il calcio che scotta. Vi catapulteremo nei campionati di eccellenza, promozione, prima, seconda e terza categoria del calcio irpino e sannita. Il calcio che scotta, solo su CRT. Buonasera a tutti quanti in questo orario insolito del calcio che scotta. Infatti abbiamo perso apposta un po' di tempo, perché altrimenti iniziare alle 8 è troppo presto, veramente troppo presto. Anzi, noi, per far sì che la nostra mente andasse a orari un poco più tardi, abbiamo aperto una bella bottiglia di vino e stiamo brindando come se fosse mezzanotte. Comunque, invece sono le 8 e siamo alla penultima puntata del calcio che scotta. La prossima settimana chiudiamo, e lo dico adesso, la prossima settimana ospite il Paulisi 2000 di Ivano Biondin, con Ivano Biondin che insomma ha detto che festeggeremo alla grande, quindi chiuderemo la stagione. Il ritorno in seconda categoria, perché si può vincere, vogliamo, si può perdere. Vogliamo fare un applauso al Paulisi, sì, 2000, meritatissimo, soprattutto per quella foto che hanno postato. Sì, bentornati in seconda categoria. Ok, e invece qui abbiamo una squadra che insomma la seconda categoria vorrebbe proprio farla, vorrebbe proprio raggiungere il Paulisi 2000 e giocarci l'anno prossimo. Stiamo parlando del Real Buonalbergo, al quale farei un grandissimo applauso. Squadra di terza categoria che a giugno, come me, sta in radio perché la stagione agonistica ancora non finisce. Però c'è un bel motivo perché non finisce, perché il Real Buonalbergo farà la finale playoff, non sappiamo se sabato o domenica, la finale playoff di terza categoria. Io vi presento gli ospiti, il presidente, mannaggia la miseria, Armando Coluccio. Oh, ho detto, lo presento per primo così non mi dimentico, ma già ho parlato per due minuti di fila, come non mi volevo dimenticare il nome del presidente. Armando Coluccio, va bene, me lo ricorderò per tutto il resto della serata. Poi, per scala gerarchica, abbiamo il mister Antonello Zarillo, ma anche calciatore, attenzione, e noi stasera non usciremo da qui, è vero, se non ci dice lui domenica se gioca oppure no. Poi andiamo dalla parte dirigenziale, quella di manovalanza, quella che si dà da fare, che aggiusta le reti, che porta i palloni, che lava le maglie, che porta l'acqua, che bestemmia soprattutto quando le cose vanno male, è proprio lui, Salvatore Jacobino, detto Mirabelli. E che spettacolo finire la penultima puntata con Mirabelli. Però attenzione, non ti ho dimenticato, ti ho rimasto per ultimo, perché uno poi pensa, dice, ma la penultima puntata, quando sono finiti tutti i campionati, c'è ben poco da dire.